Ciao ragazzi, oggi voglio farvi vedere un tool che soprattutto all'inizio della Lega, quando serve fare i primi soldi, è veramente utilissimo. È la differenza tra arrivare alle mappe con un alchemy o arrivare alle mappe con 10 caos in tasca, e la differenza è veramente tanta, perché vuol dire potersi comprare un anello, un paio di stivali, cappare le resistenze facilmente, comprare l'arma che ci serve. Con 5 caos si riesce a prendere un'arma che tranquillamente ci porta alle mappe gialle. E quindi voglio farvelo vedere subito. Ricordatevi che se volete vedere altri contenuti del genere, seguite il canale e mettete clic sulla campanella, così sarete sempre aggiornati quando faccio un altro video. Se non sapete cosa sia la Chaos Recipe e come funziona, io su qua e in descrizione vi metto un video che così potete impararlo e poi sapere cosa stiamo facendo. Il tool di cui vi parlo oggi si chiama Chaos Recipe Enhancer. Voi lo cercate su Google, aprite il primo senza problemi, andate qua, c'è la parte del download, andate qua su Releases, scaricate questo. All'inizio vi dice questa cosa, voi andate su More Info e fate run allo stesso e lui lo installa perché non, il tipo lo fa gratis, quindi non ha pagato Microsoft per approvarglielo. Io posso solo ripararlo, rimuoverlo, voi fate avanti, avanti, avanti e ve lo installa. E già lì è finita. Perché questo programma funzioni al meglio, c'è bisogno che voi abbiate scaricato sul vostro computer un filtro. E lo capite se ce l'avete o no, perché i filtri in azzurro sono quelli syncati con il sito di PoE, mentre i filtri in bianco. Mentre i filtri in giallo, in bianco, sono quelli scaricati. Se non sapete come scaricare un filtro o cose del genere, io ho fatto un video che ve lo metto qua in alto e ve lo linko in descrizione, così potete trovarlo facilmente. Una volta che l'avete installato e avete il filtro, c'è un pochino di setup iniziale che dovete fare. Allora, prima di tutto dovete fare il login con l'account di PoE, che basta cliccare qua e fare avanti, 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 e lo fa. Su generale, impostate Chaos Orb Recipe, poi qua potete mettere se avete il client standalone, mettete questa, se avete quello di Steam, mettete questa, e Fetch on Red Zone, se non è attivato, lo mettete. Settate la lega, potete cambiarla, potete mettere quella che volete, se avete una lega privata potete metterla, e gli dite quale stash vuole che vuole guardare. Io ad esempio gli metto questo. Quindi gli dico seleziona uno stash, strat, potete dargliene fino a 10 e gli dite quale guardare. Andate sull'overlay, anche qua è importante. Io uso quella minified, che è questa, si può vedere. Altrimenti quella che vi dà di base la standard, che è questa, è molto più grande. Adesso la mia esce dallo schermo, ma non voglio spostarlo. Quella minified o anche quella verticale potete mettere solo i bottoni, vedete come vi trovate meglio. Quando avete scelto dove metterla, fate lock position così non potete sbagliare. Queste sono varie impostazioni che non servono più di tanto. Questa è la parte importante, mettete loot filter manipulation, andate su loot filter location e gli mettete il vostro bel filtro. Così lo trova. Questo serve per nascondere, lui vi fa vedere le armi, quelle che occupano solo 3 spazi, oppure per dire gli archi piccoli che ne occupano 6 ma contano come 2 armi. Qua su Filter Style potete cambiare tutte le cose che volete, il volume del suono che fa, tutto, potete dirgli delle cose pezzo per pezzo. Sugli hotkey mettete quelli che volete, io vi consiglio di averne uno per questo, che è quello che vi fa comparire e scomparire l'overlay. E poi gli altri fate fetch, questo vi aggiorna il filtro automaticamente e questo invece crea questa roba qua che potete editare e draggare, spostare, che poi va a leggervi lo stash e vi dirà cosa fare. Ragazzi, mi stavo dimenticando delle impostazioni importantissime. Allora, la prima è questa. Questa praticamente gli dite quante Chaos Recipe alla volta volete che conta. Io ne ho messe 6. Se avete pochi stash, mettetene anche solo 2 o 4, perché tipo 4 Chaos Recipe vi occupano uno stash intero. L'altra super utile è Vendor Sets Early, che vuol dire che voi gli avete detto qua 6, ad esempio. Ma se ne avete 2 pronte, una pronta, lui qua vi dice guardate che ce ne sono 2 pronte e potete già farle, senza bisogno di aspettare, altrimenti finché non le avete tutte non ve le lascia fare. Siamo in una mappa e volevo farvi vedere, siamo in una blight adesso, volevo farvi vedere la differenza tra dover cercare le cose una alla volta passandogli sopra con le mani e usando questo strumento. Appena io clicco Reload Item Filter, vedete, mi fa vedere subito tutto. Io ad esempio voglio 2 armature, voglio 2 stivali, voglio 2 armi, voglio una belt. Voglio 2 guanti, voglio degli elmi, spero di starci con lo spazio. Mi serve un altro elmo.
anelli, un'altra belt, altri due anelli e mi manca un amuleto, ok. Mi mancano due armi che purtroppo non mi ci stanno, ne sta solo una. E nel giro di pochissimo ho fatto due ricette della... Ora faccio così. Faccio la mossa infame. Lo metto qua. Tolgo questi un attimo. E subito, in 2 secondi, ho fatto la mia bella Chaos Recipe. Ho fatto 4 Chaos. Però volevo farvi vedere un altro pezzo di questo add-on. Quindi metto tutto in strat, che è il tab a cui ho detto che io volevo che lui prendesse le cose. Perché io adesso le ho fatte tutte in un colpo solo. Ma non è detto. Vado da un'altra parte che così me lo aggiorna. Adesso da qua, da 6 dovrebbero diventare 4, esatto. E mi dice che ce ne sono due fattibili. Torno al mio stash. Vado qua. Clicco qua, sta roba. E lui mi dice automaticamente nello stash quello che mi hai detto. Questi dovete toglierli, perché se no non si perde. Qui c'è l'armatura, qui ci sono le armi che ti servono, qui ci sono i pezzi che ti servono, seguite quelli con i puntini. Vi fa un suono, se avete sentito, e questa è una Chaos Recipe. Questo è comodissimo quando avete dentro 1000 cose nello stash e volete farla in fretta, così sapete come fare le cose. Poi andate da Lili, prendete tutto. Vedete, se vendete a caso non ci sta. Non... Ah, c'è stato, è andata bene, c'è stato. La cosa migliore è vendere, per essere sicuri che ci stia, andando in linea in questo modo, come lui fa a droppare le cose. Facendo questa cosa qua, vi assicurate che ci stia. Se ne fate più di una, questi poi li cacciate qua in fondo e rifate la stessa cosa. Poi cliccate qua, lo togliete e avete i vostri 4 caos. Ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. Per me è il cambiamento. Io lo faccio sempre quando restarto, più o meno dal Blood Aqueduct o dall'Arbor, quello appena prima, che sono le zone a livello 60, fino a quando arrivo circa alle mappe a livello 74. Quando supero quel punto, dico ok, è il momento di finire con la Chaos Recipe. E bene o male ho già 50-100 caos solo facendo questa cosa. Rallenta un pochino il mapping perché dovete lootare più roba, però allora nella campagna rallenta tanto, quindi potete anche saltarla. Quando mappate invece rallenta pochissimo perché raccogliete le cose, uscite, svuotate lo stash e entrate in un'altra mappa. Mentre se lasciate la campagna magari vi fate tutto un atto senza andare in città e quindi avere lo stash pieno può essere un problema. Ricordate che la cosa che vi blocca nella maggior parte dei contenuti sono gli anelli, gli amuleti, le cinture e un pochino le armi. Quindi anche solo una bella idea è durante la campagna raccolgo anelli, amuleti e cinture e poi quando iniziamo a mappare colgo anche tutto il resto. In questo modo tenete lo stash pulito e vi preparate per poi quando arriverete nelle mappe ad avere già una base di quelle cose che è molto molto utile. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se avete domande lasciatele nei commenti e se volete supportarmi trovate tutti i link qua sotto oppure potete regalare uno stash alla Gilda che così fa comodo a tutti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!